Lo sapevi che passiamo ben 2 ore e mezza del nostro tempo ogni giorno a stare lì davanti ai social e la maggior parte di questo tempo a guardare i video reel? Non ci sono più i tempi di una volta. Vediamo però il lato positivo delle cose. Il tempo è l'arma di persuasione più potente che esista e quindi se mai volessimo sfruttare il nostro potere di persuasione, dobbiamo essere bravi a fare dei reel che funzionino e che siano visti in mezzo a quei milioni e miliardi di altri video reel. E allora, se ti interessa capire come mai sono così visti i reel e come sfruttarli al meglio per generare i video che vengono veramente visti, segui questo video fino alla fine. Perché nessuno parla del fatto che i video reel sono proprio come una droga? Tante volte succede che mi ritrovo ad avere un minuto a disposizione, allora dico perché non guardare un reel? Poi inizio a guardarlo e mi ci ritrovo mezz'ora dopo che sono ancora lì col telefono in mano senza rendermene conto. E allora capiamo come mai succede questo. Al primo punto ammettiamo che ogni volta che guardiamo un video nel nostro sistema, nel nostro organismo viene rilasciato dopamina, che è un neurotrasmettitore del piacere. E quindi il nostro corpo ne vuole un altro e poi ancora un altro e quindi in qualche modo ci dà quell'impulso di dire vedine ancora un altro perché voglio ancora questa dopamina nel sangue. 2. I video reel sono estremamente brevi e proprio grazie alla loro brevità sono anche così fruibili. Nel momento in cui ho anche una piccolissima pausa, potrò guardare un video reel, dopo tutto ci vorranno massimo 60 secondi. Però in realtà cosa faccio? Dico, magari ne guardo ancora uno, dopo tutto ci vorranno massimo altri 60 secondi e così via per molte volte. 3. Novità. Non so mai cosa c'è nel reel successivo e questo genera la voglia di scoperta e quindi di fare un ulteriore swipe e rimanere ancora incollato lì. 4. Personalizzazione, perché oramai tutti i social sono diventati bravissimi, hanno degli algoritmi super sofisticati di intelligenza artificiale per capire ciò che piace a noi ed esclusivamente a noi e quindi ciò che noi vediamo sarà super personalizzato in base ai nostri gusti e più lo utilizziamo e più tempo passiamo lì davanti e più l'algoritmo imparerà a conoscerci e quindi a catturarci e a farci rimanere ancora lì. E quinto e ultimo c'è la FOMO, la paura di rimanerne fuori, fear of missing out, quindi la paura di perdersi qualcosa. Questa paura è comune a molte persone e genera quel senso di dire oh cavolo, se adesso non faccio swipe chissà quale contenuto mi sto perdendo che magari non vedrò mai più e quindi non posso perdermelo, devo rimanere lì. Adesso che abbiamo visto quali sono i motivi che ci tengono incollati ai reel, andiamo a vedere quali strategie possiamo adottare per creare noi come attori, come gestori magari di un business e quindi vogliamo ottenere più visibilità al nostro business, come facciamo a creare un reel che possa avere successo. 5 semplici e pratici trucchi da applicare per fare il tuo reel di successo. Al primo punto troviamo lo storytelling. Qualsiasi sia il tuo contenuto, se lo costruisci tramite una storia sarà sicuramente più coinvolgente, proprio perché è nella natura dell'essere umano essere attratto dalle storie. 2. Autenticità. Bisogna essere quanto più possibile autentici. È chiaro, all'inizio non è semplice, ma più tempo passerai davanti alla telecamera e più verrà spontaneo. Non forzarti a essere innaturale o far sembrare qualcosa che non è, perché il pubblico se ne accorge. 3. Valore. Il contenuto deve apportare un valore, deve dare qualcosa nella vita di tutti i giorni di chi lo vede, magari anche un trucchetto semplice, la motivazione per passare la giornata in maniera un po' migliore, un po' più gioiosa, un po' più spensierata. In qualche modo deve trasmettere qualcosa che dia valore alla persona che lo sta guardando.
al quarto posto, forse purtroppo è il più importante di tutti. Il video, il reel, deve intrattenere, nel senso che non deve essere noioso. Per quanto possa parlare di contenuti super di valore, dobbiamo farlo sempre all'interno di una cornice ironica, spensierata, una cornice che in qualche modo intrattenga il pubblico. Beh, al quinto posto troviamo quello più pratico e veloce di tutti e forse anche il più efficace: iniziare nel modo giusto, iniziare bene. Come lo facciamo? Attraverso una frase ad effetto, e quasi tutti i reel di successo, facci caso, inizia con una di queste frasi. Ad esempio, lo sapevi che puntini puntini? Oppure, ecco come faccio a puntini puntini. Se vuoi ottenere A, allora B. Perché nessuno parla del fatto che puntini puntini. Queste sono 5 frasi efficaci per iniziare ogni tuo reel. Vedrai che riuscirai in qualche modo ad adattarle. Te ne sei accorto che proprio in questo video ho utilizzato all'inizio uno di questi ganci? Se ti ricordi quale, beh, scrivilo nei commenti, e non vale rivedere il video dall'inizio. E se hai un'azienda e magari sei interessato al marketing, beh, ricordati di iscriverti al canale, e se vuoi una nostra mano, beh, scrivici su meraviglialab.com, saremo felici di aiutarti. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!